eccoci qua, Antonino Branca e Ciccio Infortuna. Antonino Branca, tutti i piloti degli sport, tutti a 2.11, lui è stato l'unico che si è riuscito ad avvicinare a Rechichi scendendo a 2.10. Grazie a una piccola modifica che ci ha fatto l'amico Ciccio, giusto? Sempre. Ormai sempre. Siamo in collaborazione. H24. Allora Antonino, raccontaci un po' questa tua performance con il secondo assoluto. Niente, è stata una gara strana, non dava riferimenti, cioè a livello di tempi. C'era qualcosa che non ti quadrava? Sì, ma tutti, non ci trovavamo con le macchine un po' tutti. Però alla fine sei arrivato sul podio. Sì, alla fine dai, ho recuperato un po' di decimi. Quello che ti serviva, quel secondo sì. Che ti serviva. Sì. Ciccio, inchiodato a 2.11. Niente da fare. Stranissimo, niente da fare proprio. Una gara strana, penso sia l'asfalto, l'aria. Sembrava che trainavo un'altra macchina dietro. Sempre al massimo, però non... Vabbè, dai, dai, mi sono avvicinato ai ragazzini, quindi perfetto, già, è una bella cosa. Una modifica in meno la prossima. Una modifica in meno. Grazie a tutti e due, Ciccio e Antonino. E adesso gruppo E2SS Antonino Branca. Poi gruppo sempre E2SS classe 1150 aspettiamo prima la premiazione di Branca, che poi rimarrà anche per la prossima premiazione, sempre sul gradino più alto del podio. Complimenti a Branca. Rimani sempre sul podio e arriveranno le altre coppe. Terzo classificato Francesco Infortuna, secondo Carmelo Scaramozzino e primo Antonino Branca. Complimenti Carmelo, complimenti. Secondo classificato Branca Antonino. Elisa, chiudiamo con colui che ha trionfato e chiude anche una splendida tripletta per la scuderia piloti per passione, Gaetano Rechichi. Grande Gaetano, giovanissimo pilota. Foto di gruppo per tutti i partecipanti, i primi 10 classificati nel quinto slalom città di Cambaria. Complimenti.